Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo del sistema NKS sviluppato da Native Instruments e che rende il Complete Keyboard Controller, in questo caso l'S49, compatibile con diversi plugin, non soltanto quelli di Native Instruments ma anche quelli di terze parti. Lanciamo il Complete Control, che rappresenta l'interfaccia software del nostro Complete Controller. All'avvio il Complete Control farà una scansione dei plugin installati all'interno del nostro sistema per verificare quelli compatibili con l'interfaccia NKS. Una volta lanciato possiamo accedere al menu cliccando su All Instruments per verificare quali siano gli strumenti in questo momento installati all'interno del nostro sistema e visti attraverso Complete Control. L'applicazione ovviamente può essere lanciata anche all'interno della Duo, in questo modo potremo utilizzare i plugin ed il sistema Complete Control durante le sessioni di arrangiamento e scrittura. Terminata la lista dei plugin e delle librerie residenti all'interno di Native Instruments, procediamo con quelli installati per esempio da Arturia. In questo caso infatti possiamo, ad esempio caricando un Jupiter 8, ridimensionando l'interfaccia, potremo vederlo all'interno del sistema Complete Control. Come vediamo sui display abbiamo già la configurazione di alcuni di questi controller presenti sull'interfaccia. Ad esempio il cutoff in questo caso è settato in questo punto e già è collegato all'interno del cutoff del Jupiter 8. Eccolo qui. Stesso discorso per Resonance, il mod, eccetera eccetera. Troviamo qui a sinistra i selettori per il movimento all'interno delle pagine che scorrono sui display, quindi possiamo muoverci per arrivare agli altri controller presenti all'interno. Torniamo sulla pagina principale e con i tasti preset up and down possiamo camminare all'interno della tastiera. Spostiamo i preset. Una volta scelto, possiamo tranquillamente iniziare a lavorare con i filtri. Modo rendiamo la nostra sessione di scrittura e recording tattile e quindi più performante. Ovviamente tornando poi all'interno del preset folder possiamo caricare anche i plugin relativi ad altri strumenti che sono compatibili con il sistema NKS, come ad esempio Pianotech 6, e qui scegliere poi con i preset i vari strumenti, le librerie di Spitfire, ad esempio prendiamo Albion One, che vengono caricate in una sessione di Kontakt all'interno di Complete Control. Possiamo ora suonare le parti e lavorare su i parametri che troviamo impostati e quindi muoverci anche con un sistema di composizione molto creativa attraverso l'uso di Complete Control. Tornando sui preset possiamo navigare ovviamente anche attraverso le altre librerie di terze parti, come ad esempio Eclipse. Ed accedere rapidamente ai parametri impostati. Vedremo anche in un'altra lezione come poter lavorare con
patch NKS create da terze parti per i plugin non ancora supportati. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!